Un saluto a tutti i video ascoltatori di Italia Medievale. Stasera presentiamo un bellissimo saggio pubblicato da Edizioni San Paolo dal titolo Santa Innocenza, i bambini nel Medioevo di Marco Bartoli, che abbiamo il grande piacere di avere nostro ospite insieme ad altre due sorprese che si paleseranno nel corso della presentazione. Quindi io non rubo altro tempo e lascio subito la parola a professor Marco Bartoli. Prego Marco, a te. Bene, grazie, grazie mille. Io devo intanto ringraziare te, Maurizio, per questo invito su Italia Medievale, che è una grande opportunità di far conoscere questo lavoro. Questo lavoro è nato perché io ho lavorato alla LUMSA di Roma, sono stato anche presidente del corso di laurea in scienze dell'educazione, quindi questo tema dei bambini nel Medioevo mi ha, diciamo, coinvolto da diverso tempo. Ne è nato questo lavoro che riprende saggi e studi ormai di una storiografia consolidata e mi sembra che qualcosa sia emerso di interessante. Oggi, questa sera, abbiamo l'opportunità di sentire due persone che mi sono molto care. Carla Frova, che tutti conoscono come la grande esperta della scuola e dell'università nel Medioevo, e non solo di questo, ma insomma comunque in particolare su questo, quindi è una particolare, diciamo che il suo parere su queste ricerche sono particolarmente importanti. E poi Maria Teresa Brolis, con cui ormai ci lega un'amicizia da diversi anni, con cui abbiamo condiviso recenti avventure editoriali con persone, con quel bel volume sulla microstorie che ha avuto un ottimo successo. Quindi ringrazio anzitutto tutte e due della gentilezza di voler presentare il mio volume e darei subito la parola a Carla. Buongiorno, grazie dell'invito che mi rallegra moltissimo perché si tratta di parlare di un libro che ho letto con grandissimo piacere. Un motivo è sicuramente la sua originalità. Il tema bambini nel Medioevo è stato affrontato principalmente da due punti di vista. I bambini come soggetto sociale. Ariès si chiedeva, i contemporanei identificavano i bambini come una componente della società? E rispondeva no, sono trascurabili, sono trascurati, sono assenti dalla storia. Lo storico che decide di occuparsene quindi non può far altro che spostare l'attenzione dai bambini, che le sue fonti non vedono, ai meccanismi che li escludono dalla scena della storia. E quindi ci parlerà non tanto dei bambini, degli esclusi, quanto degli adulti, degli esclusori. Bartoli è meno pessimista, ritiene che anche queste minoranze, che non sono certamente tali numericamente, possano parlare, si tratta di saper interrogare le fonti. Lui comunque non tratta il tema da un punto di vista di storico-sociale e neppure in prima battuta lo tratta dal punto di vista pedagogico, dal punto di vista educativo. Non trascura di accennare alle pratiche con le quali gli adulti si relazionano con i bambini, intervengono sul loro sviluppo, assolvono ai compiti dell'allevamento, della cura, dell'istruzione, ma rimanda per questo ad altri studi. Bartoli affronta il tema da un punto di vista del tutto nuovo, vuole capire quali concezioni sono state elaborate durante il Medioevo dell'infanzia. Tratta del posto che occupa il bambino in quanto rappresentante della specie umana nella sua fase iniziale, nelle concezioni filosofiche, teologiche, antropologiche elaborate dal Medioevo. Lo spettro cronologico in cui si distende il suo racconto e la sua analisi è ampio. Privilegia le scritture prodotte tra il VI e il XIII secolo, che rappresentano il periodo più intenso di elaborazione delle idee medievali sull'infanzia. Gli autori sono ecclesiastici, personaggi di primo piano nella vita della Chiesa, vescovi, fondatori di ordini, abati, un papa, c'è San Francesco d'Assisi.
Forse uno è propriamente un filosofo, un pensatore, Tommaso d'Aquino. Sono impegnati a costruire un discorso teorico sull'uomo, un'antropologia cristiana. San Benedetto, Gregorio Magno, Benedetto Damiani, Ildemaro, Romano Mauro, Gotescalco, Ermanno Contratto, Anselmo di Canterbury, Pier Damiani. Nella prospettiva di un'antropologia cristiana, il bambino è un tema inevitabile perché è un piccolo uomo, un uomo in potenza, una promessa di uomo. E già qui, come si vede, già in questa idea sono contenute le premesse che ne fanno un oggetto di contraddizione, come Bartoli spiega con grande finezza. Da un lato, infatti, il bambino è un uomo imperfetto. Il libro ci riporta le voci di chi ne mette in risalto le mancanze, i difetti dal punto di vista funzionale, ma soprattutto morale. Dall'altro è l'uomo nella sua purezza originaria, quindi ancora dal punto di vista morale, un modello per l'adulto può essere. Che cosa ci lega gli autori? Che cosa lega tra loro gli autori che il libro presenta? Non solo il tema della loro riflessione. Qui dobbiamo aver presente come si costruisce, sono cose note che richiamo solo per memoria, il discorso scientifico anteriormente alla svolta decisiva rappresentata dalla rivoluzione scientifica di età moderna. Nel nostro caso, l'oggetto dell'analisi è l'uomo, il cucciolo di uomo. Quindi, un oggetto naturale, una realtà naturale, una realtà sociale. Ma la ricerca di questi autori si compie non direttamente sul dato naturale o sul dato sociale, attraverso le procedure scientifiche, che noi consideriamo oggi scientifiche, dell'osservazione, della sperimentazione. Qui alla base di tutto c'è il libro, ci sono i libri, la scrittura. Non che gli studiosi di cui ci parla Bartoli non vedano la realtà naturale nella quale sono immersi, ma la studiano, la interpretano attraverso la mediazione del libro. La ricerca dunque è un'impresa esegetica, di commento, di riflessione su un testo. Parliamo di testi che hanno originariamente o acquisiscono nel tempo lo statuto di auctoritates. Sono depositi di verità, lì è la verità, in quei testi. La Bibbia, naturalmente, ma anche autori classici, greci e latini, qui sono Aristotele, sono Cicerone, padri della Chiesa tardo-antichi, Clemente Alessandrino, Ambrogio, Agostino, Girolamo, cui a mano si aggiungono i moderni. Bartoli ci fa vedere che ognuno di questi testi esprime una sua peculiare verità sui bambini. Ma ci fa vedere un'altra cosa importantissima. Non sono verità isolate. Questi autori, attraverso la pagina scritta, si parlano, dialogano attraverso il tempo, si confrontano, si scontrano anche. Tutto questo avviene intorno all'interpretazione di alcuni nuclei dottrinali considerati fondativi, sui quali tutti ritornano, tenendo però presenti anche tutte le interpretazioni che di essi si sono accumulate nel tempo. Si costruiscono in questo modo quelle linee di tradizione che possiamo chiamare catene esegetiche. E quali sono nel nostro caso i nuclei fondativi su cui si sviluppa l'esegesi? Anzitutto, naturalmente, quei passi evangelici che tutti abbiamo presenti. Matteo: se non vi convertirete, non diventate come bambini, non entrerete nel regno dei cieli, non impedite che i bambini vengano a me. Infatti, di coloro che sono tali è il regno di Dio. Marco: chiunque accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me. Chiunque non accolga il regno di Dio come un bambino, non entrerà in esso. E poi Luca, innanzitutto con il racconto dell'episodio di Gesù, bambino, adolescente, credo. A partire di qua il discorso procede arricchendosi a ogni tappa, uno, della riflessione di un nuovo interprete, quelli che abbiamo nominato, e due, dell'apporto di nuovi materiali, testi classici, fonti normative, quant'altro.
Il libro di Marco Bartoli ricostruisce per noi questi affascinanti percorsi con un grandissimo merito, secondo me. È vero, ci parla di quello che questi autori pensavano dei bambini, non direttamente ci parla dei bambini, ma il quadro che ricostruisce non ha nulla di rigido, di dogmatico, al contrario, è pieno di vita. Il fatto è che questo discorso sui bambini, fondato, come abbiamo detto, sui libri, non è per questo libresco, nel senso di polveroso, avulso dalla realtà. Ciò grazie ovviamente all'attenzione che pone Bartoli nel dar conto della varietà delle opinioni, talora dei veri e propri conflitti che i suoi autori testimoniano quando emettono i loro giudizi sui bambini. Il libro poi è efficacissimo nel rappresentarci le contraddizioni che nascono dal fatto che questi autori si riferiscono ad auctoritates in parte diverse, ma anche per le ambiguità interne a una stessa auctoritas. Bartoli ci mostra i suoi autori intenti a studiare i bambini che compaiono nelle pagine dei libri, ma continuamente ce li mostra provocati dalla realtà dei bambini in carne e ossa, quelli che vivono accanto a loro, accanto a questi autori. E questi sono poi quasi tutti personaggi che sanno bene come i loro discorsi teorici abbiano inevitabili ricadute pratiche. E per esempio, cito soltanto un contenuto specifico, ma che è estremamente esemplare, questi autori possono essere i monaci che affrontano un problema vivissimo quando si parla di bambini nel contesto delle comunità monastiche, quello degli oblati, dei fanciulli offerti dai parenti in tenera età al monastero perché siano avviati alla professione religiosa. Questo tema fondamentalissimo ritorna in parecchi capitoli del libro di Bartoli. Ci fa vedere che Bartoli ci fa vedere che dà luogo a giudizi, a dubbi, anche a indicazioni pratiche estremamente diversificate. Questo degli oblati è proprio un tema fortemente contrastante, con sullo sfondo interrogativi pesantissimi, in primis, come si può immaginare, quello relativo ai diritti individuali dei bambini. Bartoli affronta ovviamente il tutto con l'imparzialità dello storico, ma permettetemi di dire che alla fine della lettura mi ha consegnato un'impressione che mi pare implichi anche una sia pur discretissima presa di posizione personale da parte sua. Questi piccoli uomini sembrano imporsi all'attenzione degli adulti che li osservano con una loro diversità misteriosa, con una irriducibile unicità che rende difficile a questi adulti, con tutta la loro sapienza, con tutti i loro libri, tutte le loro letture, di comprenderli in un giudizio pacifico e omologante. Forse anche perché nell'ultimo capitolo, con un piccolo coup de théâtre, Bartoli riesce a far parlare finalmente i bambini in prima persona. Ma su questo lascio la parola ad altri o alla lettura del lettore che sarà sicuramente molto interessato. Grazie ancora a tutti. Grazie mille, veramente. Grazie Carla, perché quello che hai detto è molto interessante, veramente una lettura di quello. Non pensavo di aver detto cose così interessanti. Però, a parte questo, è vero che questa conoscenza è indiretta. Questa è una cosa, un tema molto interessante, anche perché la gran parte di questi personaggi sono comunque dei monaci, come giustamente ricordavi te. E quindi, tra l'altro, avevano una conoscenza indiretta anche perché non erano padri nel senso biologico del termine, quindi avevano un rapporto con questi piccoli dell'uomo mediato da questa cosa. E il fatto che il monastero sia l'unica agenzia educativa per molti secoli è una cosa particolarmente rilevante, praticamente. Quindi è una cosa molto interessante. Grazie per queste osservazioni. Io direi subito la parola a Maria Teresa, che forse entra in qualche caso più specifico. Sì. Grazie. Grazie a voi dell'invito, grazie Maurizio, come sempre, per la tua accoglienza di un libro che merita di essere letto, perché lasciatemi dire che
insieme alla scientificità rigorosa offre una carezza, lasciatemi dire, senza sentimentalismo, che in queste pagine ho trovato dei tratti di tenerezza che io vi propongo molto brevemente attraverso delle storie, ma senz'altro gran parte del testo di Marco si riferisce a un esame di testi teologici e impegnativi, ma anche delle storie. Attraverso la storia si comprende ancora di più, come figura che a me era molto cara già da tempo, del XII secolo. Partirei appunto da questa, dal capitolo 9 dedicato a Ermanno, che io conoscevo come lo storpio. Ermanno Contratto, recita il titolo di questo capitolo in Mincobar. Un disabile che apparteneva all'alta aristocrazia germanica e che cresce nel monastero di Reichenau, sull'isola bellissima del lago di Costanza. La storia di questo bambino, di fatto abbandonato dalla madre, a questa comunità di monaci che lo accoglie e che scopre in lui quel paradosso incredibile, già paolino d'ascendenza, di un uomo interiore straordinario in un corpo così messo alla prova da questa grave malformazione che appunto ne fa di lui un disabile. Ma un bimbo che cresce con due caratteristiche che amano i nobili, i monaci, scusate, l'umorismo e la curiosità. Cioè questo bambino poi è divenuto fanciullo, è descritto come un giovane sempre ilare, ma così curioso che di lui, Bertoldo, che è un suo discepolo, e ne scrive la vita continuando il Chronicon che aveva iniziato Ermanno, parla di un ragazzo, un giovane che non considerò estraneo nulla di umano. Pensate a questa stupenda frase di Terenzio che viene ripresa per lodare questo ragazzo che giustamente Bartoli fa notare che a 30 anni l'abate propone che Ermanno il Contratto diventi sacerdote. Cosa per nulla scontata, perché secondo alcuni i sacerdoti non poteva accedere al sacerdozio chi fosse disabile. E questo giovane ci lascerà delle opere bellissime. Giustamente Marco Bartoli accenna al fatto che ora si discute se questi inni e preghiere a noi ben note, amate, Salve Regina, o l'Alma Redemptoris Mater siano veramente opera di Ermanno. L'attribuzione a lungo è stata sostenuta, ma Ermanno si occupò di tutte le sfere appunto del sapere e continuò, espresse questa sua amabilità appunto anche in componimenti musicali di grande bellezza. Poi invece un altro capitolo che il quindicesimo, che è godibilissimo, ci sorprende rispetto a un episodio che noi potremmo considerare perfettamente conosciuto. Siamo nel 1223, giusto un centenario ricorre, con il celebre episodio del Natale di Francesco a Greggio. Ebbene, se noi leggiamo il libro di Marco, noteremo che c'è ancora molto da scoprire. E c'è da scoprire perché, di fatto, quello che noi chiamiamo presepio, Marco Bartoli spiega che Francesco aveva in mente comunque che fosse celebrata una santa messa e lui, vestito da diacono con i paramenti, predica in volgare. E qua l'analisi si fa sottile, perché rileggendo la vita prima di Tommaso da Celano, Marco Bartoli si sofferma sull'uso della parola bambino.
cioè Francesco recita più volte la parola bambino di Betlemme. E lasciatemi leggere due righe, pagina 216, che questa ricostruzione esatta, dice Marco, ci troveremo qui di fronte a una delle prime testimonianze dell'uso della parola bambino nella storia della lingua italiana. E a pagina 217, dopo aver ricordato che proprio nel corso del Medioevo facciano nuovi termini per chiamare il bambino e non comunque suffissi privativi come infants, ma in spagnolo niño, in inglese baby, in francese ma per i neonati bebè e in italiano bimbo. Il fatto che le nuove lingue europee abbiano avvertito il bisogno di trovare nuove parole per indicare i bambini è segno, aggiungo io, inequivocabile, di una nuova attenzione verso di loro. Per passare agli ultimi due esempi, volevo parlarvi di un aspetto relativo al paragrafo su Jacopo da Varazze, anch'io riprendo Dante. Non è sfuggita però una bellissima riflessione su alcune donne. Effettivamente, Marco, che ci ha scritto delle pagine bellissime di Chiara, Chiara d'Assisi, non poteva ignorare che Chiara chiamasse il bambino Gesù Mammolo, oppure che Chiara da Montefalco ce lo descrivesse con una tenerezza tutta femminile. Ha scritto soprattutto una citazione da Angela da Foligno, che alla fine di una visione mette in bocca al bimbo Gesù questa frase: chi non vede me piccolo non vedrà me grande. Ed ecco ancora che Marco Bartoli commenta a fine di questo capitolo che un contributo importante a questo cambiamento di mentalità sui bambini, attraverso il bambino per eccellenza, si è aggiunto dalle donne, certo non stupisce, ma è bello ricordarlo. Ecco, il diciottesimo, e mi avvio alla conclusione, parlo di Jacopo da Varazze in relazione al fatto che molte storie, insomma, di leggenti, ricostruzioni agiografiche, abbiano come protagonisti i bambini. Non dimentichiamo che anche Le Goff dedicò il suo ultimo libro prima di morire proprio a Jacopo da Varazze con un'ammirazione sicuramente che Jacopo si merita rispetto forse a certi giudizi precedenti su di lui espressi. Ma io mi voglio soffermare sulla leggenda di San Cristoforo come è ricostruita da Jacopo da Varazze. Permettetemi di dirvi che quando io all'elementare ascoltai la storia di San Cristoforo, fui presa da commozione, cioè bellissimo questo racconto dell'uomo rude, appunto. Jacopo dice era un cananeo alto e di terribile aspetto, la una vita da monaco, ma un suggerimento gli consente di servire di religiosità delle opere, che poi anch'io nel mio piccolo ho studiato in relazione agli ospedali, all'assistenza. Ecco che Cristoforo si colloca in una casupola vicino a un fiume e serve Dio addirittura, traghettando al di là del fiume, un bimbo che gli si presenta e che poi pesante, pesante sulle spalle perché porta i pesi del mondo, scopre essere il bambino Gesù. Che tenerezza anche questa storia che è stata raccontata da tante brave maestre o maestri all'elementare della scuola italiana e che ci ha colpito fin da piccoli con questa centralità del racconto su Gesù. Concludo con Dante. Innanzitutto permettetemi un po' di commentare
dire, velata polemica verso Petrarca, se io mi permetto, s'arrabbieranno gli amici filologi, si permette di scrivere questa critica a Dante in una lettera che viene richiamata come se Dante. Non capisco perché tanti si permettono di giudicare i sentimenti di Dante verso la famiglia quando di fatto sappiamo pochissimo, come se Dante, appunto, Petrarca in una lettera a Boccaccio afferma non si lasciò strappare nemmeno una volta dalla strada intrapresa, cioè l'esilio, né per amor di coniuge né per pietà verso i figli. Questa lettera davvero mi lascia perplessa e ringrazio per questo Bartoli perché Marco ci dimostra in tanti passaggi della commedia l'attenzione invece che Dante ebbe verso i bambini, verso la realtà della paternità, tutto da concludere questo capitolo e con esso concludo anch'io, citando nel 33° canto del Paradiso c'è un ultimo accenno che non può essere taciuto, scrive Marco Bartoli, perché si trova proprio alla fine della commedia. Dante dice: ormai sarà più corta mia favella, pur da quel che io ricordo, che d'un fante che bagna ancora la lingua alla mammella. Continua il testo. Siamo a sole 12 terzine dalla fine del poema e Dante vuole spiegare che ormai la sua lingua non è più in grado di esprimere la luce divina che sta contemplando. Non più di un lattante che infante non sa ancora parlare. È solo un paragone, ma in questa immagine Dante, come lattante, si nasconde. In questa immagine di Dante, come lattante si nasconde un'ultima intensa percezione di felicità. Non è forse necessario ricordare che il poeta non aveva mai conosciuto sua madre, che alcuni ipotizzano sia morta dandolo alla luce. E quindi Marco Bartoli, che ha notato in precedenza come nella Candida Rosa si udissero voci di bambini, questo pure spesso viene, come dire, dimenticato, sottovalutato, e né questo era scontato. Questo cenno a Dante, l'uomo che aveva sentito fortissimo il desiderio di divenire del mondo esperto e degli vizi umani e del valore, alla fine identifica la beatitudine del paradiso nella condizione di un bambino in braccio a sua madre. Questa bellissima conclusione mi offre ancora per l'ennesima volta lo spunto per ringraziare Marco Bartoli che ha scritto con molta finezza, con molta sobrietà, un libro che io spero che molti leggano anche per superare certi pregiudizi un po' radicati. Io temo che ci metteremo ancora 10-20 anni per superarli, ma questo libro di Marco Bartoli è una preziosissima tappa in questo cammino, permettetemi di dire anche di liberazione e di tenerezza. Grazie. Grazie mille, sono io che devo ringraziare molto Maria Teresa, così come Carla e naturalmente Maurizio di averci ospitato. Io non dirò più nient'altro perché abbiamo già detto tante cose importanti. L'unica cosa che vorrei dire è questa, che il tema dei bambini nel Medioevo merita ancora tanti studi, merita ancora tanto approfondimento. Non è vero affatto che si è detto quel che si può dire, c'è ancora tante cose da studiare. Non è un caso che le settimane di Spoleto hanno dedicato nel 2020 una settimana all'infanzia nell'Alto Medioevo, che era una cosa finalmente dovuta, che purtroppo non è stata celebrata, nel senso che è uscito il volume, ma non si è celebrata la settimana per causa del Covid. Ma questo ci dice qualcosa. Io vorrei
ricordare tra le altre persone una persona a noi tutti cara che è Chiara Frugoni, la quale ha dedicato alcuni dei suoi ultimi lavori proprio al tema dei bambini. E questo secondo me è una grande sensibilità, cioè il fatto che si tratta di capire, come diceva Carla, capire il cucciolo dell'uomo è capire un aspetto fondamentale dell'uomo. Questi bambini sono, come diceva Ottavio Miccoli, sono esseri liminali, cioè che stanno al limite. Quando arriva un bambino non si sa da dove viene, non si sa come è arrivato in qualche modo e soprattutto non si sa cosa porterà, qual è la promessa di futuro che è nascosta in una vita che nasce. E questo è un mistero di fronte al quale gli esseri umani delle tante generazioni si sono comunque dovuti interrogare, e gli uomini del Medioevo l'hanno fatto con particolare attenzione, che merita di essere studiata ancora a lungo. Grazie tanto a tutti voi e spero che abbia potuto dare un piccolo contributo in questa ricerca. Beh, io allora non posso far altro che consigliare di correre in libreria e chiedere di acquistare questo bellissimo saggio che si intitola Santa Innocenza, i bambini nel Medioevo, pubblicato dalle edizioni San Paolo con la prefazione di Franco Cardini, tra le altre cose, ricordiamolo, e scritto da Marco Bartoli. Ringrazio tutti i nostri ospiti che hanno partecipato a questa videopresentazione e a tutti i nostri utenti. Ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove troveranno tutte le videopresentazioni realizzate finora. Grazie ancora a tutti, grazie. Grazie. Buonasera, grazie. Che la me che sta del